Fisi Veneto ha ufficialmente dato il via alla stagione 2024-2025. La cornice è stata quella di Valdobbiadene, Villa dei Cedri per l'esattezza, nella seconda edizione della Festa dello Sci regionale. Lo stesso evento l'anno scorso si era svolto ad Alleghe. La manifestazione si inseriva nell'ambito della quarta edizione del Festival dell'Innovazione Scolastica con tema Muovere il corpo e la mente, sport, creatività, socialità. Ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione io mi auguro fortemente venga ripetuto. Abbiamo avuto la possibilità e l'orgoglio di poter inserire all'interno delle squadre nazionali diversi nostri atleti e questo fa sì che il nostro lavoro sia ben considerato, quindi un'eccellenza veneta sicuramente, non solo nella disciplina dell'alpino ma anche dell'alpinismo, dello snowboard. Ci riempie d'orgoglio anche tutti gli osservati che vengono nelle varie discipline e vengono considerati a livello federale, nazionale. E c'è stato spazio anche per la presentazione delle squadre regionali che affronteranno la prossima stagione per l'assegnazione delle benemerenze Fisi a persone e società, così come per la consegna dei premi agli atleti che si sono distinti in competizioni in ambito nazionale e internazionale, infine la consegna delle borse di studio ad atleti meritevoli messe a disposizione da Prosecco Doc. Abbiamo lavorato bene con il mondo scolastico, abbiamo avuto la possibilità di parlare anche con le istituzioni ad alto livello e quindi questo ci fa sempre ben sperare che le cose con il dovuto tempismo, la dovuta pazienza che potremmo avere diano i buoni frutti nel prossimo futuro.